Secondo te, un salario minimo per tutti aiuterebbe a risolvere il problema dei frontalieri? Certo, l'hanno capito anche i ticinesi che hanno votato recentemente un salario minimo, adesso tocca ai politici far sì che questo diventi realtà, ma non è un problema solo legato ai frontalieri, è che tutti hanno bisogno di avere un salario dignitoso. Avevamo le ferrovie pubbliche, la posta, la TV. Privatizzando abbiamo migliorato? Non si deve privatizzare, bisogna rafforzare il servizio pubblico. Un esempio per tutti è quello che sta succedendo con gli uffici postali. Pur essendo ancora una ex regia federale, le poste stanno smantellando tanti uffici postali, in particolare del Ticino, e questo non è un servizio pubblico ai cittadini e alle cittadine. Sei favorevole a una cassa malati pubblica? Certo, ho lottato per quello e rimango convinta che bisogna andare in questa direzione. Lo dimostra il fatto che ancora una volta i premi stanno aumentando e tante famiglie non ce la fanno più a pagare i premi cassa malati. Quante assenze hai intenzione di fare nei prossimi 4 anni a Berna? Io sono a Berna da 8 anni, ne ho fatte pochissime. Sono a Berna per lavorare, per impegnarmi, per essere presente e se rieletta continuerò a fare così. Come diminuiresti i flussi del traffico in Ticino? Certamente migliorando il servizio pubblico e non costruendo ancora più strade e anche favorendo quella che è la mobilità lenta, penso alle piste ciclabili e chiaramente poi in Ticino dobbiamo garantire a tutti in tutte le valli di avere dei servizi pubblici di qualità. Più industrie per i frontalieri sottopagati o più aziende a valore aggiunto per il Ticino? Facile, più aziende a valore aggiunto. In Ticino abbiamo delle potenzialità nel settore della ricerca, delle università, della ricerca biomedica, è lì che bisogna investire. Nel 1971 le donne ottennero il diritto di voto. Nel 2016 pari opportunità per tutte e tutti? Purtroppo le pari opportunità per tutti non le abbiamo ancora, c'è ancora una discriminazione salariale importante tra donne e uomini, le donne fanno fatica ad accedere al mondo del lavoro, mancano servizi di accoglienza per i bambini, quindi c'è ancora tanto da fare. Devi pedalare per andare a Berna. Da chi ti faresti accompagnare? Ma da un secondo socialista, a me piace pedalare, penso che possiamo andare in tandem. Anziché esportare armi dalla Svizzera, che cosa esporteresti? Pace.